wanna wake up in 1985. Buongiorno a tutti, sono NewTabris96 ed eccoci qui con un nuovo video. Questa volta collezione Dark Ray GX cromatico, però con l'occhio verde. L'occhio verde. Per fare meglio la comparazione, lì abbiamo la carta normale, che è il Dark Ray normale, che vedremo. Allora, apriamo. Questo dovrebbe essere l'ultimo prodotto di Leggende Iridescenti. Almeno Capisco. A quanto so al momento dovrebbe essere l'ultimo. Ok, Dark Rage X cromatico. Il sovrano della notte, Dark Rage X. Pokémon misterioso dagli immensi poteri, se non ti nerfano la mossa. Dark Ray tormenta i sogni insinuandosi nelle ombre del mondo Pokémon. Fai tua con la straordinaria potenza con questa collezione che include una carta promozionale olografica pronta per non giocare. Non è promozionale, è un alternate. Buono. E una straordinaria carta gigante di Dark Ray nella rara veste di Pokémon cromatico. Preparati a controllare l'oscurità al fianco di Dark Ray GX. Ok. Una carta promozionale, la carta gigante, 4 buste e la carta codice gioco. Ok. Questa è la versione... Sono il Dark Ray di ombre infuocate. Questo è quello normale, quello è quello cromatico. Ed è chiaramente un alternate. Così. Sì, si nota la differenza. Ma proprio anche la numerazione, proprio per tutte e due è 88 su 147, solo che quello viola alla A di alternate. Come il Gazlord di... cos'era? Invasione Scarlatta. Sì, sì, si vede proprio il corpo più chiaro e l'occhio che da blu diventa verde, soprattutto. Però diciamo, la posizione in cui è messo è... Vabbè, la carta è la stessa. È stato solo colorato in maniera diversa. Ok. Questa è la Jumbo, immancabile. Dove si nota ancora meglio. In America questo è uscito con la figure di Dark Ray cromatico. Hanno fatto una figure con l'occhio verde, eccetera. È figo. E invece da noi è uscito con la carta, gigante. Perché... Che piace a tutti. Ok, questo è il codice. Codicione. Del prodottolo. 9 QV, eccetera, eccetera. Ok. 4 bustine anche oggi. Credo le 4 ultime bustine di Leggende Iridescenti. 2 Mewtwo, un Mew e un Rayquaza. Okay. Iniziamo. Dove vuoi, basta che iniziamo. Allora, iniziamo da questo Mewtwo. Codice. Ok. Allora, poi l'energia è Feraligatr, Incineroar, recupero di energia, Totodile, scusate, Torkoal, Pikachu, Jinx, Shroomish, Breloom, Reshiram. Scusate il Torkoal, però. Reshiram olografico. Ok, prossimo. Poi quel Mewtwo lo lascerei alla fine, apriamo la Rayquaza. L'ho messo là per terra insieme al plasticume e tutto lì. Secondo codice. Ok. Gialotta. Golurk. Scambio. Howl. Torraket. Scraggy. Quillfish. Torkoal. Minun. Iniettore danni. Volcanion iridescente. Buono. Buono, buono sì. Questa non è un'ottima carta. Molto bene. Bene. Doppia pompa. E colpo quadro. Mew. Cos'è sta? Ogni urla da manicomio. Ed abbiamo il codicione. Terzo codice. Ok. 1, 2, 3, 4. Energia. Lightning. Fulmine, Elettro, Lilia, Alleva Pokémon, Ultra Ball, Breloom, Voltorb, Plitten, Purloin, Zorua, Croconao, Upa. Upa Holo. Ok, l'ultimo pacchettone di oggi. Altro Mewtwo.
ultimo codice. Ok. Buio, super recupero, Fraggator, Incineroar, Jinx, Pikachu, Ekans, Torraket, Breloom e Zekrom. Ok. Beh, il vulcano iridescente è una bella uscita. No, non è male, sì. Le invece sono uscite poi tre Holo, Zekrom, Reshiram e Upa. Sì. Ok. Allora, questo qui era quello lì base, che è normale. Quello infuocato è normale, sì. Sì. Ok, questo qui è quello lì appena uscito invece. La differenza si nota, eh. Sono proprio diversi. Non come Silvalli, che era di più difficile da notare la differenza. Silvalli? Sì, ci abbiamo aperto un Silvalli GX cromatico. Vabbè, anche quello si vedeva abbastanza. Vabbè, no? Meno di questo Darkrai comunque. Sì. Bene, cosa ci attende come prossimo video? E il prossimo dovrebbero arrivare le teen di Necrozma, Criniera del Vespro e Ali dell'Aurora. Uh-huh. E poi dovrebbe arrivare il bauletto da collezione, quello con dentro un altro bauletto di quelli grossi con dentro le matite, quello... matite per tutti, evviva, esatto, sempre con le due forme di Necrozma. E poi a maggio esce l'espansione nuova con Ultra Necrozma. Ma l'espansione nuova ha da dare delle matite dentro la... No, allora non lo compriamo. Non lo compriamo. Compriamo solo le matite. Compriamo solo matite. Bene, con queste matite è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.